Gli assessori regionali del PDL, Piero Aiello e Domenico Tallini, dopo le dimissioni del primo cittadino di Catanzaro, Michele Traversa, hanno incontrato la stampa per evidenziare l'obiettivo del centrodestra catanzarese di tenere unita la coalizione che ha sostenuto Traversa, compresa l'alleanza con l'UDC. Restano comunque i dubbi sul numero delle liste che potrebbero comporre la coalizione. Dall'altro lato, Salvatore Scalzo, capogruppo del PD, ha detto che, dopo l'uscita di scena di Traversa, il centrosinistra deve presentare un progetto per vincere le elezioni. Rinuncia alle mode esterofile che si pagano a caro prezzo e netto aumento del consumo delle produzioni calabresi, con adesione al massimo interesse da parte dei cittadini consumatori. È questa la tendenza che si afferma sulle tavole dei calabresi in occasione delle festività natalizie. Ciò riguarda sia il tradizionale pranzo che vede unite nella letizia del Natale le famiglie, che le altre giornate di festa. 3 calabresi su 4, informa la Coldiretti, consumeranno prodotti calabresi. Precipitazioni diffuse, specie sui settori ionici e sulle aree interne, con nevicate fino a 600-700 metri e locali rovesci o temporali sulle coste. È quanto ci si aspetta meteorologicamente il giorno di Natale in Calabria. Dal pomeriggio di domani, tendenza a variabilità con schiarite ampie, temperature in diminuzione e venti ancora forti in graduale attenuazione nel corso della giornata. Da martedì, nuovo peggioramento sulle coste ioniche della Calabria, con precipitazioni sparse. È una commedia tutta da ridere quella che ha proposto ieri sera Biagio Izzo al Teatro Apollo di Crotone. Guardami, guardami narra delle vicissitudini tragicomiche della vita coniugale di una giovane coppia, con protagonisti una lei romantica che crede nell'amore e non sopporta il pensiero che lui la tradisca, e lui che sembra avere una sola fede nella sua squadra di calcio, il Napoli. A scontrarsi, con sicuro effetto comico, sono due visioni diverse dell'amore, con ognuno dei protagonisti che cerca di sfoderare le proprie armi per prevalere.